Il popolo è in esilio. I sacerdoti Ezechiele con loro nel grande campo profughi in Iraq. Lì ha delle visioni, vede la gloria di Dio, segno che Dio non ha abbandonato il popolo e che Dio non è solo nella terra di Israele, ma è dappertutto. La gente si lamenta. I nostri padri hanno peccato, è stato distrutto il Tempio e noi ora siamo deportati, ma noi non abbiamo fatto niente di male. Ezechiele dà questo messaggio al popolo: guardate che Dio non punisce uno per la colpa dei padri, ma per la sua colpa. Guardatevi ora, anche adesso che siete deportati, continuate a fare ingiustizie, non siete mica cambiati, ma se cambiate Dio vi aiuterà. Questo è un grande richiamo: se sei nel male, puoi cambiare vita e vivrai, ma se sei nel bene, non dormire sugli allori, guarda di non cadere, perché perderesti tutto. Un altro tema molto presente nel profeta Ezechiele è il tema della sentinella. Tu sei una sentinella. Se tu non ammonisci il peccatore, ma lui cade, la colpa è anche tua che non lo hai ammonito. Ma se tu lo ammonisci e lui non ti ascolta, tu non hai colpa. Il profeta deve essere una voce scomoda che ti dice le cose che non vorresti sentirti dire. Ancora oggi è così. Il bellissimo Salmo 50 è un salmo di una persona a cui le cose vanno male, forse era anche egli in esilio, chi lo sa. Ma non si ferma alla lamentela. Non è tutto colpa degli altri, è anche colpa mia. Fa autocritica. E nello stesso tempo dimostra fiducia, speranza nel perdono. La sua preghiera diventa una supplica, una speranza che Dio non consideri le colpe. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono. Diventa attesa del Signore. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Con il Signore la misericordia, grande con Lui la redenzione. Ho sbagliato, no? Non è Salmo 50, è l'altro Salmo penitenziale, il De Profundis, scusate, il 129 naturalmente. Impariamo questo atteggiamento di umiltà, di fiducia, di supplica, di speranza verso il Signore. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, dice Gesù nel Vangelo. L'avversario è Dio, che abbiamo danneggiato con il peccato, il tribunale, il giudizio a cui ognuno di noi sarà sottoposto, ma Dio è accanto a noi. Vale la pena di supplicarlo, di chiedergli scusa, di promettergli che cambieremo, di ammettere che abbiamo torto. Lui è così misericordioso che basta un po' di umiltà e si commuoverà subito e ci salverà. Ma c'è un caso in cui Dio perde la pazienza e smette di essere misericordioso: quando noi non siamo misericordiosi con gli altri. Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Dio è lento all'ira. Dio perdona tuo fratello. E allora perché tu lo condanni? Se tu non sei capace di misericordia per gli altri, perché Dio dovrebbe essere misericordioso con te? Per continuare a permetterti di causare loro sofferenza? O peggio ancora,
quando tu insulti gli altri, dici al fratello stupido o gli dici pazzo? Non lo vedi che tuo fratello soffre, dice Dio? Non sai che io prendo sempre le parti di colui che tu insulti? Perché io non sono un Dio imparziale, io sono sempre dalla parte di chi soffre. Insomma, c'è un solo caso in cui Dio punisce. Quando non punire sarebbe negare la misericordia verso chi è più debole. Dio è misericordioso con tutti. Non vuole scegliere con chi essere misericordioso, ma se lo costringiamo a scegliere, lui sceglierà sempre il più debole, mai il più forte. Se ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con tuo fratello. L'esempio dell'offerta è molto importante. Allora c'era il Tempio di Gerusalemme. La gente andava al Tempio a offrire i sacrifici e questo era un gesto bello, gradito a Dio. E Gesù stesso lo faceva sempre, una, due, tre volte all'anno, alle feste del pellegrinaggio. Ma qui Gesù dice che c'è un'offerta che Dio gradisce ancora di più, è la riconciliazione. Ogni volta che avviene tra noi la riconciliazione, Dio è felicissimo. Gli facciamo un dono immenso. E allora dobbiamo essere umili con Dio, chiedergli perdono, essere umili tra noi. A volte chiedere scusa anche se ti sembra di aver ragione. Perché? Perché non c'è nulla che può dare gioia a Dio come vedere i suoi figli che si amano. Riassunto. Primo, se sei nel male, convertiti. Secondo, se sei nel bene, guarda di non cadere. Terzo, se sei caduto, umiliati di fronte a Dio, come dice il Salmo 128. O anche Gesù nel Vangelo. Quarto, umiliati anche di fronte agli altri per favorire la riconciliazione. Quinto, cerca di non adirarti e di non insultare per imitare almeno un po' la misericordia di Dio.